Siamo alle porte della provincia di Bari, di quella che è la sede della provincia di Bari. Qui c'è un comunicato stampa che appunto dice che questi sono lavoratori che dal 17 di gennaio sono qui in protesta, in sciopero, potremmo dire, davanti proprio ai cancelli della provincia, perché è capitato qualcosa che ormai è di ordinaria, diciamo, follia nel mondo del lavoro e voi siete in difficoltà. Sono 41 le famiglie che stanno protestando perché avete perso il vostro posto di lavoro, nell'effettivo non ancora, però ci sono tutti i presupposti che per far sì che ciò avvenga. Si trattava di un lavoro che era appaltato dalla provincia, voi svolgevate dei lavori per un'azienda che era appaltatrice della provincia, poi che cosa è successo? Sostanzialmente è successo che dopo 7 anni di attività la provincia, diciamo, ha ritenuto opportuno cessare qualsiasi forma di esternalizzazione di questo servizio, che è un servizio pubblico. E praticamente noi ci occupavamo dell'inserimento delle autodichiarazioni pervenuteci dagli utenti e avevamo tante altre mansioni, mentre i verificatori effettuavano i controlli in luogo, diciamo. Il motivo per cui stiamo protestando è sostanzialmente questo, a parte la salvaguardia dei posti di lavoro. Ma noi crediamo che il servizio organizzato in questa maniera non possa essere espletato al 100% nel corso degli anni, andrà via via scemando fino a morire del tutto. Sostanzialmente la nostra paura è che si venga avviata una nuova campagna di dichiarazioni, l'ente intascherà i vari introiti dei pagamenti dei bollini da parte degli utenti per poi non restituire quello che è un servizio obbligatorio. Però cos'è questo bollino verde di cui tanto si parla? Sostanzialmente il bollino è un corrispettivo di fino ad oggi di 15 euro che tutti gli utenti in possesso di impianti termici sono tenuti a pagare una volta ogni 4 anni come autodichiarazione nei confronti dell'ente, in questo caso la provincia, che è l'ente preposto per legge ad effettuare questi controlli. Questo è un servizio autofinanziato, cioè gli introiti derivanti dal pagamento di questi bollini servono appunto per pagare le attività ispettive che fino ad oggi venivano affidate alla ditta esterna. In quanto c'è gente che ha superato anche la soglia di 40 anni e quindi perdendo questo posto di lavoro non avrebbe più alcuna possibilità di reinserimento, già così difficile per i giovani. Di quante persone parliamo? Quanti siete? Siete 41? 41 dipendenti. Ma della provincia di Bari soltanto? No, ci sono sia di Bari che di Lecce. Avete avuto risposte dalla provincia? Qualcuno vi ha detto qualcosa? Siete riusciti a parlare con dei dirigenti? Avete avuto novità? Che cosa vi hanno detto, insomma? Se ne sono praticamente lavati le mani. Fanno a scarica barili, sì. E le informazioni che avete avuto sui 12 che dovrebbero essere internalizzate, chi ve le ha date? Dal presidente, sì. La vostra azienda invece, l'ASAX, che cosa vi ha detto in maniera ufficiale o ufficiosa? Avendo perso l'appalto devono licenziarci. Quanti sarebbero gli introiti di questo famoso bollino verde per la provincia? Facendo due calcoli approssimativi, se ci sono nel territorio della provincia circa 300.000 impianti, con 15 euro di bollino siamo circa 6 milioni di euro. Che entrerebbe. Quanto invece costerebbero, diciamo, gli stipendi di 41 dipendenti come voi per la provincia? Considerato i costi di tutto il personale che per fare questo servizio si aggira sulle 40-50 unità e di tutti i vari costi fissi e variabili annessi e connessi, ci sarebbe comunque un utile di circa 700.000 euro. Siete determinati a restare qua qualunque cosa succeda? Sì, 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 certo. Se la provincia non vi dovesse rispondere entro questi 42 giorni, che farete? Continuiamo a stare qua. Continueremo a stare qua, faremo denunce contro denunce, perché non è possibile perdere un posto di lavoro così.